Allora, ben trovati nuovamente per la sessione del pomeriggio. Questa sarà una sessione molto interattiva, se possibile. Quindi sarebbe bello che voi partecipasse appunto attivamente, anche proprio sviluppando il lavoro che vi verrà proposto dal professor Benincasa e dal professor Recchia. Io volevo fare solo una piccola aggiunta riguardante Pull e riguardante anche il motivo per cui oggi ci stiamo occupando di queste tematiche. Cioè, il Link Festival vuole dare diciamo uno spettro di quello che significa lavorare in una redazione oggi e non significa essere dei giornalisti che scrivono un pezzo magari senza titolo, lo consegnano in redazione e poi arrivederci. Ma quello che vogliamo provare a dare è l'idea di di un modello editoriale nuovo, dinamico, che possa essere sviluppato anche in maniera indipendente, un po' come abbiamo fatto appunto con Pool. E questo era il motivo per cui abbiamo cercato di illustrarvi la modalità di interazione, per esempio, che c'è tra una redazione che cura i contenuti e una direzione creativa che cura poi l'aspetto e la modalità con la quale questi contenuti vengono proposti. Pool è appunto, è nata un po' di anni fa ormai, proprio come idea di editoria del tutto indipendente, e continuiamo a fare editoria indipendente, nel senso che anche il progetto che abbiamo con l'università non prevede, per esempio, una partecipazione economica dell'università, è un'elaborazione di carattere manageriale, di carattere di microimpresa che abbiamo proposto all'università, per esempio, senza che l'università sostenesse dei costi. I costi sono tutti sostenuti dagli sponsor. E quindi il tentativo è quello anche di spingere un po' la vostra creatività a pensare dei nuovi modelli editoriali che possono essere declinati in funzione delle vostre esigenze e anche della vostra creatività. E quindi sarebbe bello poi, anche dopo il festival, se volete, continuare a lavorare insieme per immaginare come si possano sviluppare le vostre idee. Ok, allora se voi adesso il professor Benincasa inizierà a spiegare come si svolgerà questo workshop pomeridiano, l'idea è che voi lo svolgiate proprio materialmente con carta, penna e calamaio, o quello che vuole, i liquidi che preferite, perché poi vorremmo raccogliere anche gli elaborati che verranno valutati dal professore ed eventualmente anche inseriti in un'exhibition, in una piccola mostra, o anche su pool o comunque su web. Quindi vi invitiamo a partecipare attivamente anche per avere un feedback poi di quello che realizzerete e avere un'idea. E come sempre io vi invito ancora una volta a scriverci su Twitter, perché anche se questi sono argomenti leggermente più forse complicati, leggermente più con dei temi un po' più specifici, potete comunque sviluppare un'interazione e potete sviluppare domande. Quindi sempre su Twitter con il vostro account inserendo cancelletto Link Festival. Adesso cedo la parola ad Antonino Benincasa. Bene, per me oggi è una situazione un po' anonima. Anomale, come si dice? Anonima, Anomala. anomala. Ok, allora, perché io sono un designer, di solito faccio workshop, quindi faccio con gli studenti delle cose. Adesso ho scoperto che la maggior parte di voi cioè, non siete così progettisti, ma la redazione di Pool mi ha assicurato che alcuni di voi sanno utilizzare un po' strumenti grafici, Photoshop, Illustrator, InDesign o altri. Questo è vero? Ok, allora, adesso ci divertiamo, basta così. Punto 1, dobbiamo cambiare un po' il registro perché così non va bene, così non si progetta. Questo è una lezione, come siete così messi, è come una lezione frontale e così non si fa un workshop. Come prima cosa, vorrei che mettete un po' da parte queste sedie. Li mettete insieme, si può, come dire, fare uno sopra l'altra? Sì, ma cioè, così abbiamo un po' spazio e poi faccio la seconda cosa. Come prima cosa, alzatevi. Yes! E fate un po' di spazio. Forza, dai, un po' più veloce, non abbiamo così tanto tempo.
Ok, vedo abbastanza caos, così mi piace. Ci sono anche crediti formativi per spostare sede, questo è bello o no? Allora. Ecco. Si può anche spostare i sedi di qua, così abbiamo messo un po' più tempo, più spazio. Ok, a che punto siamo? Bene, ok? Ok, arrivato. Possiamo iniziare? Ok, allora adesso punto uno, tutti in mezzo perché devo un po' dividere i gruppi. Stop, 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 non così veloce. Allora, chi sa un po' di Illustrator, Photoshop, Photoshop Illustrator a questo lato? Chi invece più giornalista è solo, diciamo, carta, penna e Word a sinistra? Allora, su questo lato i designer, sull'altro i copywriter. Sì, 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 sì. Ok. Sì, sì. Antonino, vedo che stai scomodo. Ah, perfetto. Come faccio? Faccio da... Ah, ma questo, ma... On. Ok, now I'm on. Ma questo è cool. Mai avuto una cosa così cool. Ok. Allora, non so come voi, ma io mi diverto già adesso. Così caos, ho mai creato un workshop. Questo è un workshop, sì o no? Sì, allora, bene. Vediamo che siamo pochi designer, abbiamo qui proprio un gruppo pochissimo. 1, 2, 3, 4, 5, mio Dio. E voi siete tutti giornalisti, antropologi, sociologi, cosa... Ok. Non c'è nessun altro che magari un po' di Photoshop, diciamo che sente un po' più creativo? Non c'è stato? Ok, allora. Ma chi è sa il Photoshop? Tu? Tu hai la foto del... Tu hai la faccia del Photoshop, vai qua. Ok. Allora, è più per aspetti tecnici, diciamo, e non per creativi, perché poi dopo vi faccio lavorare insieme. Nessun paura. Allora. La situazione è peggio che pensavo. Quindi, l'accademia qua e qui sono i creativi, belle arti e teoria. Allora, ciò che voglio fare con voi è di creare gruppi. Vediamo un po' come facciamo, ma... Devo arrangiarmi a questo punto.
perché un workshop vuol dire work, lavorare, arbeiten. Arbeit, yeah. Ti piace? Chi sa il tedesco? Kann ich denn mit euch Deutsch sprechen? Geht das? No, okay, allora, vado, vado. Allora, vado avanti così. Allora, il succo di questo workshop è che alla fine escono dei lavori, dei artefatti. Aiutatemi un po'. Allora, il succo di questo workshop è che alla fine arriviamo non soltanto alle parole, che sono sempre importanti, ma io sono un designer e sono proprio tra parole e immagini, quindi che escono anche delle immagini. Quindi dobbiamo creare un po' il ponte tra un concetto e la visualizzazione attraverso delle immagini, che in questo caso sono i typographic tables, quindi sono le tovaglie o le tavole, facciamo le tavolini, dove alla fine vorrei che dopo questo workshop, magari anche una seconda fase, ci sono dei lavori che possono essere eventualmente utilizzati o per una mostra o con la redazione di pool per magari la prossima uscita. Quindi potete diventare gli artisti, grafici, designer anche voi adesso. Allora, inizialmente ero proprio fiducioso perché pensavo che magari ci sono più persone che si può lavorare insieme in gruppo, ma adesso vedo che questo non è così. Allora, vi do alcuni consigli poi dopo come lavorare insieme. Aspetti tecnici non sono così importanti. Si possono fare questi lavori qua anche senza essere un designer o un illustratore, perché lavoriamo in fondo con lettere, quindi con parole e con lettere, che qui non dovete fare un'illustrazione, ma il materiale grafico esiste già, sono per questi progetti che si chiama typographic tables, come tipografia, i protagonisti sono le lettere, l'alfabeto, anche i segni dell'alfabeto, come punto, punto, comma, virgolette, punto esclamativo, punto di domanda, quindi tutto ciò che trovate in un alfabeto lo potete utilizzare, quindi a livello formale estetico. Di solito questo tipo di workshop lo faccio anche a un tema, quindi un concetto. E qui mi avrebbe piaciuto di fare proprio dei gruppi dove dentro sono persone che sono più legate al testo, quindi ho visto che mi sembra che ci sono alcuni che hanno una formazione più giornalistica, proprio teorica, e altri che magari più una formazione, siete una minoranza, una formazione un po' più, diciamo, di immagini, di estetica. Questo progetto, il Typographic Tables, di solito gira intorno a un tema. E l'ultimo progetto Typographic Tables che ho fatto era sul jazz, che era 2 settimane fa abbiamo fatto l'ultima mostra. Vi faccio vedere 2 immagini. Era un solo per avere un'idea. Ecco. Questo è un typographic tables, una tovaglia, se vuoi, quello che facciamo è una tovaglia che poi dopo viene applicato su un tavolo. Di solito il tavolo non è una galleria, come per esempio una galleria d'arte, o una rivista o un libro dove di solito vedi dei lavori, è un oggetto, un tavolo quotidiano, dove di solito dove si siede per una funzionalità, o si gioca insieme, o si mangia, si comunica, si resta, si va a lezione, quindi un momento, un punto di incontro molto alla mano. E qui per esempio abbiamo fatto 4 settimane fa a Bolzano, c'era una cantante jazz che si chiama Sheila Jordan. Lei ha 48 anni, 84 anni, ha cantato insieme con Parker, quindi è una icona del jazz. E lei ci ha raccontato la sua vita,
Annetto ti ha raccontato cose per le jazz, quindi ha cercato di creare poi dopo un dialogo con i nostri studenti. E gli studenti cosa hanno fatto? Hanno preso citazioni e li hanno tradotto poi dopo in composizioni grafici, o hanno preso proprio concetti che sono legati proprio al jazz e l'hanno tradotto in questa immagine. Oggi cosa vuol dire voi? Noi facciamo anche questo typographic table, no. Suona buono, dobbiamo farlo attraverso un altro tema. E di solito, non di solito, ho cercato di trovare un tema che potrebbe essere vicino a qualcosa che è vicino alla vostra esperienza. Ho parlato poi dopo con la redazione del pool e Giancarlo ha detto: è il mare che qui a Bari è qualcosa che è abbastanza normale perché è anche vicino, ma tante cose si sviluppano qui attraverso il mare. E noi facciamo il tema che dovete prendere come piattaforma da sviluppare, è il mare. Suona un po' banale, ma è quello che volete voi, che trovate dei concetti che potrebbero essere concetti di critici. Per esempio, c'è qualcosa che succede sul mare che scandalizza il mondo? L'immigrazione forse, non lo so. Potrebbe essere cosa anche esteticamente che a voi piacciono sul mare, sono le onde. Come si rappresenta l'acqua? Cosa, magari il pesce? Può essere una cosa, potete lavorare su tanti strati di comunicazione, visto che anche abbiamo alcuni studenti qui dentro che sono in corso di scienze della comunicazione. Quindi il primo scopo e la prima difficoltà non è questa formale, è quella di trovare un tema, un context che potrebbe essere rappresentato o vale la pena di essere raccontato, perché voi dovete fare oggi una cosa, diventare storyteller. Quindi voi dovete raccontare una storia, e credo che questo forse è il legame comune tra voi, che siete più sul giornalismo, che siete storyteller, spero, della verità. E più dall'altro lato, anche voi come designer, voi siete storyteller, ma storyteller visivi. Con tutto ciò che tu fai, faccio io come grafico, ma anche come product designer, se prendo una sedia come questa, è una storia. Non sempre così, ma è così. Già come si rappresenta, quali sono le forme, sono rotonde, sono acuti, che materiali uso. Uso una plastica, uso un legno verniciato, uso un legno naturale, uso l'alluminio. Quindi c'è una semiotica, c'è un linguaggio con quale questa sedia parla su di me. Questa è una storia dietro di questa sedia, solo aspetti formali. E quello adesso voglio da voi. Quindi, porto ancora la sedia qua. La prima difficoltà, e credo che oggi arriviamo a questo, e di inventarci una storia che potrebbe essere raccontato su un tavolo. Prova anche a immaginare, e questo arriviamo più di nuovo al magari qualcosa che appartiene più al mio mondo diretto, al contesto dove la tua storia deve funzionare. Mettiti che qui hai un tavolo, pan in mezzo, non so, mettiti che facciamo una mostra al lungomare. E dove sono, 30 o 50 di questi typographic tables? E i passanti si siedono lì, magari c'è anche ogni di questi tavoli c'è anche un piccolo racconto cosa è la storia dietro. Si mettono lì, guardano quello che c'è e iniziano a discutere. Quindi qualcosa dovete pensare come un discussion piece, un pezzo di discussione. Non deve essere autospiegante, ma deve funge di far comunicare, parlare alla gente o attraverso l'immagine, se funziona bene,
in questo caso sono le competizioni tipografiche, o attraverso magari anche le storie che sono anche da leggere in un cartolino da parte, perché mi immagino dopo, e per quello ho preso adesso questa foto qua, spero che si vede. Ecco, qui, ecco, su questo tavolo lì, poi dopo facciamo anche un piccolo pezzo editoriale, quindi una cosa semplice, qui questa forma qua, dove sarà la vostra immagine, quindi si vede chi è il progettista, perché è importantissimo secondo me che, che l'autore e l'autorità viene da authorship. Quindi tu hai l'autorità attraverso il tuo authorship. E qui è importante che tu sia visibile, si vede il progettista, quindi non puoi nasconderti da una cosa, ma si vede anche chi l'ha fatto, e questo è importante. E poi sull'altro lato, che voglio che questo progetto di Typographic Tables è basato su due pezzi. Uno è quello più grafico, pittoresco, che è il tavolo stesso, che andiamo a, diciamo, a sviluppare, non, secondo me non tutto oggi, ma anche nei prossimi giorni. Vediamo, posso andare così avanti? Se tu riesci, ecco, ancora uno, stop. Per esempio questo, quindi c'è un artefatto che è più, diciamo, grafico, che magari non si può capire subito, e poi c'è proprio una spiegazione dentro, quindi dove tu puoi magari esprimerti più come giornalista o come scrittore, ma comunque abbastanza breve, non più di 800 battute. Quindi questo sarebbe, diciamo, lo scopo finale che viene sviluppato insieme con la redazione del pool. E poi vediamo come la qualità, se è così buono che possiamo uscire o se buttiamo dentro una scatoletta e la bruciamo. Spero no, e sono abbastanza sicuro che non succederà. Ecco, a questo scopo dobbiamo adesso creare dei gruppi, perché singolarmente non si può. Io a questo punto direi che, visto che siamo abbastanza tanti, io farei il step 2 della confusione. Quindi che adesso cerchiamo di trovare i gruppi dove 5 di voi vi mettete insieme con uno di loro. Si può fare? Ok. Si può fare? Invece sì! Allora, scegliete la faccia e vediamo quanti gruppi escono. Ah! Sì. E poi potete, i gruppi si possono diluire un po' nello spazio. Ah, ok, ma questo va a loro, aspetta, redazione di pool, quindi... Allora, potete un po' più distribuire in modo che c'è... Allora, vediamo un po' quanti gruppi... Vi siete trovati? Un po' più, andate un po' più sugli estremi della stanza, anche di qua c'è ancora posto, anche di qua c'è ancora posto. Appunto a posto.
Quanti siete? Allora andate, visto che siete in gruppi, qui c'è più posto, andate più a destra. 5, manca uno ancora. Ah, prendete un designer, idealmente uno. Sì, lo prendete subito, altrimenti ve lo tolgono di nuovo. Anche qui c'è spazio. Se avete un gruppo, se il vostro gruppo completo va già di là. Avete trovato un designer? Allora, quelli che sono senza designer rimangono qua. Ecco. E tu lo trovi il tuo designer. Siete 5 con designer. Allora, andate di qua. Senza designer. Ah, ecco. Allora, andate qui in fondo e di là. Così c'è più spazio. Ecco, piano piano c'è. Oppa. Qui com'è? Siete con o senza designer? Ah, ok, bravo. Qui come siamo messi? Più di 5. Anche va bene. Allora, ci sono ancora persone che non hanno designer. Qua, chi? Ecco, mano in alto, qui sono i ragazzi che non hanno designer. Allora, allora, voi distribuite su un gruppo che ha un designer, così siamo un po' più. Voi avete designer? No? Voi no? Allora, vieni con me, voi due? No. Hai designer? Allora, vieni con me. Allora, voi avete stati con un gruppo con designer? Due nuovi rientri. Rinforzi. Voi avete designer? Senza? Allora, vieni con me, voi tre? Voi avete un designer? Ecco, rinforzi. Rinforzi. Senza designer? Voi tre? Venite con me. Qui siamo un gruppo con designer? Due? Bene. Voi tre di qua. Due di qua, ok? Ci siamo formati i gruppi. Allora! Mi hai fatto una cosa così. Cosa? Non ci vuole un'esperta. Quindi non ci vuole esperti. Allora, ci siamo più o meno. Ok, allora, posso? Allora, credetemi una cosa così, o l'ho mai fatto? Ecco, vado un attimo così. Spero che non è più pericoloso. Adesso per una visione. Allora, qui c'è un gruppo, mi sembra tutto a posto. Ah, voi no? Voi siete senza? Allora, i disperati, quindi tre disperati, se venite con me, andate a questo gruppo in fondo. Sì. Ah, allora, voi quattro, voi siete, avete un designer? Bene, allora, voi di qua, tac. Allora, questo... Allora, il gruppetto viene per me. Questo gruppo è vuoto, bene. Beh, vuoi fuori? No, sto scherzando. Allora, abbiamo ancora un gruppo un po' più piccolo. Ecco, di qua. Sei sola? Allora, vediamo un po'. Vuoi uno qua e uno di là. Ok. Siamo tutti? Ecco, ci siamo? Ok, bene. Posso avere adesso un po'... Ecco. Bene.
bene, così questo è un workshop. Bene. Volevo, posso un attimo di silenzio? Solo un attimo, poi potete di nuovo andare. Posso un attimo di silenzio? Solo un attimo? Posso un attimo? Posso un attimo avere un po' di silenzio? Solo un attimo? Ok. Posso? Ok, ci siamo? Ok. Credo che fino a questo punto siamo abbastanza divertiti, ma il vero divertimento arriverà. Adesso, Vincenzo, Giancarlo, Giuseppe, venite qua. Ciò che dico adesso è importante, perché altrimenti abbiamo solo avuto oggi fun e un po' di divertimento, ma quello non è il scopo. L'università non è per divertirsi. Ok. No, il punto è questo. Una volta, oggi, finita la giornata, ci tengo veramente, perché ci credo anche che possiamo arrivare da un bel progetto se lavoriamo insieme, che voi contattate qui la redazione di Pool, che è questo Vincenzo, questo Giancarlo e questo Giuseppe. E chi manca ancora? Scusa, Michi. Il componente più importante di là. Che voi contattate e mettetevi in contatto con loro, perché una volta quando io sono uscito non posso, diciamo, andare fino in fondo con voi, posso fare, diciamo, il primo passo. E spero, diciamo, formale estetico, sicuramente vi possono dare anche una mano. Ecco, ciò che dovete adesso lavorare insieme è un brainstorming. Quindi di pensare cosa sarebbe un contesto interessante o per voi, o anche per qualcuno che proprio visita la mostra, di raccontare sul tavolo. E dovete fare decisioni. Dovete fare delle decisioni su quale ambito volete lavorare. Volete essere un po' più provocatorio? Volete creare proprio un'atmosfera proprio accogliente o diciamo, socievole sul tavolo? Quindi il tema che voi scegliete sicuramente poi dopo ha anche un effetto come viene percepito il vostro, diciamo, tavolo. Come, diciamo, che tipo di discussioni magari le persone ce l'hanno, o quale emozione ci hanno. Perché noi come designer e progettisti lavoriamo anche moltissimo sulla emozionalità e sulla idea del storytelling. Quindi se prendete come tema l'immigrazione, forse il vostro tavolo poi dopo è più critico. Rileva proprio all'aspetto proprio sociale del tema mare. Se invece lavorate un po' più proprio con il mangiare, perché c'è anche il pesce, allora potrebbe essere qualcosa che sicuramente crea meno confusione o più consenso anche tra le persone. Magari lavorate con la storia su Odissea o sulle favole o sui racconti che esistono nel mare. Potete eventualmente lavorare sul territorio. No, stai tranquillo, parlo di qua. O potete lavorare anche sulla storia. Siamo qui a Bari, non siamo a Monaco o a Copenaghen. Quindi, che cosa lega o collega il mare con il territorio, con Bari? Potete anche lavorare sulla provocazione. Quindi sono tantissimi temi sul quale potete lavorare. Pensate un po' entrare in tema come un giornalista, che il tuo capo redattore dice: ma provami una storia, trovamela. Ecco, qual è il ruolo del designer? Ecco, io spero nel questo gruppo che magari lui, e qui avete una situazione come un po' come in studio, quando voi raccontate, non so, fate le proposte su cosa si può lavorare, magari lui ha già delle associazioni, dice: ma si può, è più potenziale questo tema o l'altro, perché alla fine la storia è basata su tue cose. Anche se tu hai una redazione, un magazine di carta, tu hai l'immagine che colpisciti con l'emozionalità e tu hai proprio il tema da raccontare. Alcune volte si deve fare compromessi. Io voglio alla fine, ciò che voglio alla fine, che uscite un po' dai vostri schemi, da quelli che magari conoscete.
provate anche un attimo di cambiare il punto di vista. E questo che credo che sia importante per ogni storyteller, indipendentemente se è un grafico, quindi che viene dal mondo dell'immagine, o di un giornalista. Tu devi portarti o provare anche di immaginarti come sarà la situazione, chi si avvicina al tavolo, qual è il contesto, come posso, diciamo, non vuol dire manipolare, ma come posso, diciamo, convincerlo che questo è un tavolo da sedersi o di rimanere, diciamo, che questo potrebbe essere una storia dove lui si siede e dice: ah, ma questo è bello, oh, su quello non ci ho pensato. Quindi il primo scopo di oggi e di adesso e sarà questa cosa qua. Io direi che poi dopo, adesso lavorate più per mezz'ora insieme, usate anche carta e penna, fate dei mind maps, quindi provate di abbozzare le idee. E poi Vincenzo, Giancarlo, io e Michi, se ha voglia, andiamo un po' da gruppo in gruppo e diamo un po' i nostri commenti, perché oggi io posso con voi più lavorare sull'aspetto, diciamo, concettuale, quindi sul metaprogetto, sul pre-progetto, e poi nella seconda fase lavoreremo più sull'aspetto formale estetico. Sì, quindi sì. Per mettervi ancora in riga nella posizione di partenza come un sprinter e di farsi chiaro come prima cosa una cosa, cioè l'effetto. Questo è quello che adesso vi faccio, dico in primo momento l'effetto, perché vorrei che vi mettete nella testa quando scegliete il vostro, quando trovate le vostre idee, quale potrebbe essere il tema dove a Bari, se c'è una mostra, la gente dice: ah, quindi più sul, diciamo, sulla superficie invece sul contenuto. Sì. Perché saranno sicuramente tanti concetti interessanti, anche critici, così, ma prova non di partire da te, dalla tua esperienza, ma prova di fare il passo indietro, che anche un designer deve fare, di pensare come qualcun altro potrebbe vedere questo progetto. Perché come creativo o come designer, il problema principale all'inizio è quello di non partire dalla tua esperienza, da quello che tu sai e che tu pensi, che automaticamente tutti quelli che guardano o vedono o la foto o l'illustrazione che fai tu, è chiaro di mettersi un passo indietro e poi di pensare proprio a questo qua. E poi di sviluppare questo tipo di idea a livello proprio di concept. Direi che io adesso prendo un caffè e tra mezz'ora torno più o meno indietro, perché secondo me ci vuole più o meno mezz'ora. E poi vado al gruppo. 20 minuti sono di nuovo qua. Va bene? Workshop, voi lavorate, io prendo il caffè. Questo mi piace. Se vuoi puoi provare questo, ancora più forte. Va bene così? Va bene. Se poteste tornare più o meno nei vostri gruppi, adesso facciamo una chiusura di questi lavori, sempre con il professor Benincasa e con Vincenzo Recchia, e traiamo un po' le conclusioni di questo lavoro. Quindi sei pronto? Prontissimo. Allora, anzitutto, posso avere questo microfono?
Ah, ok, bene. Allora, mi piace più questo microfono e più da moderatore. Allora, anzitutto devo dire ragazzi grazie. Volevo proprio ringraziare alla vostra passione che avete oggi mostrato tutti, alla abilità, all'impegno e sono un po' commosso anche. È la prima volta che sono a Bari e devo dire che mi sono divertito proprio assai. ringrazio veramente di cuore e non solo diciamo, ai studenti, ma anche a Vincenzo, alla redazione di Pool, di avermi dato questa occasione. Ero un po' spaventato all'inizio quando ho visto stamattina o oggi questo mega gruppo, ma e non sapevo come sarà la giornata, ma veramente mi avete anche sorpreso. Ok, questo come adesso basta con la essere patetico. Vorrei spiegare un po' come va avanti. Oggi non era chiaramente impossibile di arrivare al risultato finale a livello iconico o grafico con il progetto e non ha nessuna importanza. Nelle prossime settimane sarei molto grato se sarebbe ideale di mettersi in contatto con Vincenzo e il gruppo proprio della redazione Pool e mandate anche le proposte grafiche e così via. Voglio ricordare che a livello tecnico il disegno deve essere un metro per un metro, quindi un quadrato. Quindi il format non è un rettangolo, ma è un quadrato di un metro per un metro, solo un bianco e nero. Quello per quanto riguarda proprio la grafica. Invece... Scusate, potreste fare silenzio, per favore? Invece, per l'aspetto diciamo, editoriale, quindi per le storie che il gruppo deve raccontare o scrivere, di nuovo sono da 500 a 800 battute per ogni storia. Sarebbe ideale se su questo tavolo c'è un dépliant dove sono più storie legato all'immagine che si trova su che viene fatto. Quindi questo a livello proprio tecnico. Non so come fate di essere in contatto con Vincenzo, ma... abbiamo dato la mail, però la ripetiamo. Ok. Prova. Allora, per chi non è stato avvisato, i lavori, sia la traccia da cui siete partiti, quindi il racconto, sia le bozze, gli schizzi che avete disegnato, spediteli a info@imood, scritto Imola, Modena, Otranto, domodossola.it. Allora, info@imola, Modena, Otranto, domodossola.it. No, non lo dico mai IMOD, io. Me la dà un fastidio dire IMOD. Volevo far vedere se chi ha ancora pazienza un po' di nuovo il un sito. Ah, ok. Allora, vorrei far vedere un attimo di nuovo il sito Topical Tablet. Grazie. Wow, hai proprio autorità. volevo farvi vedere un attimo di nuovo il sito o dare l'indirizzo che si chiama www.typographictables.it. Aspetta. Sì, sì.
Ok. Allora, se qualcuno proprio vede qui anche è scritto, sì, qui in alto è scritto typographic tables. Se fate una ricerca in internet arrivate poi dopo a questo sito dove potete anche vedere dei progetti che altri hanno fatto per avere un po' un feeling a livello estetico. Io mando anche alla redazione di Pool altri progetti che adesso non sono ancora sul sito dei studenti per avere un po' un feeling formale estetico e anche diciamo, come sono stati gli altri, che magari potrebbe aiutarvi un po' a livello di, diciamo, di linea guida. Ecco, ma comunque chi a casa vuole dare un'occhiata può fare tranquillamente una ricerca su typographic tables e poi arriva a questo arriva al sito dove unibizzetta.it, ma se tu vai in Google e scrivi typographic tables è più semplice di arrivare, perché il indirizzo è un po' più complicato, perché è linkato sempre con l'Università di Bolzano, di dare un'occhiata. Se poi dopo ci sono altre domande, io sono ancora qui per direi 20 minuti, mezz'ora, e di nuovo vorrei ringraziare tutti per voi per essere stato oggi qua e spero che è stata un'esperienza positiva oggi. Grazie mille.